Buongiorno e buonasera e buon ascolto. Benvenuti ad Allora di Amadeus. Questo è un podcast. Scaricatelo, ascoltatelo, anche quando andate per strada e riempitevi la vita. Buon ascolto. Buongiorno, buonasera, dipende dal fuso orario in cui vi trovate, se siete a Londra o a Bangkok. Ma noi siamo in Italia e abbiamo con noi Linora. Che nome misterioso, Linora, buonasera! Buonasera! Allora, mi presento, buonasera a tutti, sono Linora, ho 22 anni e vengo da Aprilia, sono nata e cresciuta ad Aprilia e attualmente vivo a Roma. E tu perché potresti mi chiamo Linora? Perché mi chiamo Linora? Farà molto ridere questa cosa. Praticamente i miei genitori hanno un ristorante e c'è una mia amica che lavora lì e praticamente lei però è di origine indiana e praticamente lei non riusciva mai a dire Eleonora e ogni volta che mi chiamava mi faceva Linora, Linora. Io dicevo guarda, dal GIT non mi chiamo Linora, mi chiamo Eleonora. Dal suo sbaglio praticamente è nato il mio nome d'arte. Senti, tu nella sigla hai visto un treno, no? Esatto. È una domanda che pongo a tutti gli ospiti di solito. Che cosa ti ispira il treno? Beh, il treno è, innanzitutto a me piace da morire viaggiare, quindi partiamo da questo presupposto. Però è comunque, si parte da un punto... da dove vogliamo, per esempio anche nella musica, tipo io, che sono partita da un punto fino ad arrivare dove speriamo prima o poi arriverò e che mi conosceranno tutti. Quindi mi auguro di fare questo bellissimo viaggio all'interno della musica. Senti, ma allora, in teatro, io vengo dal mondo teatrale, esatto. Conta il percorso. Per te un bel percorso è importante, immagino. Beh, certo. Certo che è molto importante per me fare il mio percorso artistico, migliorare sempre, ovviamente. Eh sì. Senti, io e te abbiamo una cosa in comune, non lo sai, no? Credere, avendo sentito alcune tue composizioni, credere nella bellezza del suono. Esatto. Appunto, quanto ci credi e quanto è importante mettere il bello al centro dell'universo? Beh, è importante sicuramente anche per le persone che comunque ti ascoltano, no? È importante sia cantare bene e anche sia anche interpretare in modo eccellente. E anche avere comunque una buona presentazione sul palco, ecco, secondo me. Beh, in Italia le grandi vecchie della musica leggera italiana erano forse prima di tutto grandi interpreti e poi grandi voci. Oddio, no, posso pensare, no, ho detto una sciocchezza forse, però erano comunque anche grandi interpreti. Esatto. Senti, cosa ha più a che fare con le tue canzoni? L'ispirazione, il lavoro metodico in studio, la passione... Ma in realtà, guarda, l'ispirazione mi aiuta molto. In realtà con questo brano mi sono resa conto che mi ha ispirato molto il mio ragazzo, perché diciamo che questo brano parla proprio dell'inizio della mia storia d'amore che ho avuto con il mio ragazzo, che è anche mio autore. Quindi mi ha ispirato molto lui, perché ho descritto comunque tutte le cose che mi stavano accadendo, quindi le farfalle nello stomaco, le mani che sudano, che poi vabbè il mio incontro con lui è stato pessimo perché non riuscivo nemmeno a guardarlo in faccia. Giustamente quel ragazzo dirà, ma a questa ragazza gli piaccio o no? Quindi è importante anche per me farmi ispirare. Comunque mi piace raccontare
la mia verità, quello che faccio durante la vita quotidiana, quando sono con i miei amici, quando mi raccontano qualcosa e io desidero subito, vado al mio autore e dico: guarda, mi puoi scrivere questa cosa che mi è piaciuta tanto, quello che mi ha raccontato? E lui mi dice: guarda, è fattibile, guarda, no. Senti, da un punto di vista vocale, quali sono i tuoi punti di riferimento musicali? Allora, i miei punti di riferimento sono per esempio gli artisti Mara Sattei, Madame Blanco, ma quest'anno, perché 3-4 anni fa quando facevo musical sicuramente gli artisti internazionali, però adesso stando qui giustamente in Italia e devo fare questo percorso discografico qui, mi sono dovuta un attimo spostare agli artisti italiani. Sì. No, no, Sicuramente. ma io, sai, hai citato delle artiste, un artista che a me comunque piacciono tanto per quello che conta la mia opinione. Molto Senti, bravi, sono artisti giovani, è molto interessante. sì. Senti, insieme ai tuoi autori, che sonorità ricerchi? Perché a me la tua voce, usata come strumento musicale, piace molto, appunto, penso al tuo ultimo disco, al tuo ultimo singolo. Grazie mille. Ma in realtà, guarda, con il mio autore abbiamo cercato di, come stavo dicendo, di trovare una mia verità. Quindi che cosa abbiamo fatto? Ci siamo messi in studio e abbiamo cercato di miscelare tutti i generi che io amo, quindi dalla musica soul, la musica urban, jazz, e abbiamo cercato di non seguire una moda. Infatti, tutti gli inediti che sicuramente ascolterete sono tutti particolari. Per esempio, questo ha un po' di Latin, music Latin, un po' di R&B e leggermente di punti di musica indie. Però sono molto Qualcosa di indie pop spaziali. c'è, sì, nel senso qualcosa di sì. Spaziano molto. Perché è interessante così. Comunque, abbiamo cercato di farlo interessante, ecco, questo progetto. Quanto contano i testi delle tue canzoni? Beh, contano tanto, devo essere sincera, non li scrivo io, me li scrive il mio autore, devo essere sincera perché non sono bravissima a scrivere, però contano molto, è importante scrivere buoni Beh, testi. Col se ti conosce bene, scriverà su di te, quindi. Sì, esatto. Infatti non è stato difficile scrivere dal tramonto all'alba, gli ho detto un pochino di cose che provavo di lui. Parlaci di questa canzone. Ok, allora praticamente come ti stavo già dicendo, parla dell'inizio proprio della mia storia d'amore attuale. Infatti è un brano molto molto speciale per tutte e due, perché comunque all'inizio abbiamo dato proprio l'inizio del mio percorso discografico, questo brano. E poi comunque, come stavo dicendo, mi rendo conto che ci sono persone che stanno amando, quindi mi possono capire questo fatto di le farfalle nello stomaco, queste mani che sudano. E voglio dire che il titolo di questo brano non c'entra niente con Tarantino, però in Ci realtà. avevo pensato però in realtà, ho detto, volevo Lo dico dirti. subito perché già me l'hanno fatto questa domanda. Non c'entra niente, in realtà il mio ragazzo voleva omaggiarlo, ma io sono a digiuno di suoi film, quindi devo essere sincera. Beh, no, ma sai, anche dal tramonto all'alba, la prima cosa che ho pensato quando ho ascoltato il tuo disco non è stato Tarantino in realtà, ma è Ah, stato ok. la prima volta che si sta insieme durante una notte e si sta Esatto. magari a parlare, a Esatto, anche, conoscerti. infatti anche quello è stato molto interessante perché anche noi stavamo in macchina a chiacchierare dalla mattina, infatti fino alla sera tardi, a messaggiare. Senti, ti faccio ancora una domanda. Sì. Qual è il futuro della musica e qual è il futuro della tua musica? Allora, il futuro della mia musica, ma di me proprio, scusami se ti chiedo questa Sì, domanda, proprio di me a livello personale di artista? di te Perché a livello personale artista, sì, beh, certo. mi auguro
di fare dei bellissimi live e di fare bellissimi live e farmi ascoltare sicuramente dai miei futuri fan. E magari un live bellissimo con un bel corpo di ballo dietro e chissà anche c'è sempre il musical in mezzo, eh? Eh sì, Un eh sì. ballo. E Ma poi, hai ragione fondamentalmente. ma Non è infatti che. io anche andando avanti con il percorso discografico, il musical non lo abbandono, ovviamente, sempre nel mio cuore. Infatti, se capiterà una proposta, sicuramente mi butterò. E poi mi auguro anche di fare di qualche talent. Ecco, di Perché no? qualche talent, per Perché no? esempio, non so, amici, perché comunque mi rendo conto che ho un bel caratterino da peperina, quindi sarebbe bene lì come talent e anche con Sanremo Giovani non mi dispiacerebbe. Sì. Vediamo che Il cosa mi prossimo insegnerà. anno, ovviamente Ah, beh, quest'anno no. certo. No, ma te lo auguro di tutto cuore. Hai una gran bella voce, la proposta è Grazie. interessante e credo che sia giusto incoraggiare le nuove leve. Grazie mille. Grazie. Grazie di cuore. Grazie Eleonora, grazie. Ti ho Grazie. chiamato Scusi col nome giusto. l'emozione, mi scusi, ma sono le prime interviste e sono super emozionata. Vabbè, non importa. Dai, forza. Grazie. E alla prossima occasione. Grazie, Sigla. arrivederci. Grazie mille. Buonasera, buongiorno. Avete ascoltato un podcast di Allora di Amadeus. Alla prossima occasione.